Nel 1792 Haydn era all'apice della sua fama. Mozart veniva seppellito in una tomba del cimitero di Vienna. Un giovane compositore pianista di nome Ludwig van Beethoven, non ancora 22enne, viaggiava da Bonn alla volta di Vienna. Il motivo del viaggio era di studio. Haydn, in una lettera al principe elettore, 1793. Mi prendo la libertà di inviare umilmente a Vostra Altezza alcuni pezzi musicali composti dal mio caro allievo Beethoven. Diventerà col tempo uno dei maggiori compositori d'Europa e io sarò orgoglioso di potermi chiamare il suo maestro. Vorrei solo che potesse restare ancora presso di me. Visto che parliamo di Beethoven, mi permetta di spendere qualche parola a proposito della sua situazione economica. Per lo scorso anno gli furono assegnati 500 fiorini. Che questa somma sia insufficiente anche solo per mantenersi in vita, ne è consapevole Vostra Altezza stessa, che avrà avuto i suoi buoni motivi per mandarlo in giro per il mondo con un ammontare così esiguo. Ho pensato che se gli si potesse assegnare per il prossimo anno 1000 fiorini, risponderebbe alle sue aspettative, soddisfacendo il suo fabbisogno. Beethoven farà largamente fruttificare le elargizioni magnanime di Vostra Altezza Serenissima. Il principe elettore ad Haydn, 1793. Ho ricevuto la musica del giovane Beethoven, che lei mi ha inviato. Siccome però tutta questa musica è già stata dallo stesso composta ed eseguita qui a Bonn, prima del suo viaggio a Vienna, non può costituire la prova dei progressi compiuti. Quanto all'erogazione di cui ha finora fruito per il suo sostentamento a Vienna, bisogna calcolare anche lo stipendio di 400 fiorini che ha continuato a percepire fino ad oggi come organista. Non riesco a capire come la sua situazione economica abbia potuto tanto deteriorarsi come lei mi descrive. Penso quindi, se non sia il caso, che intraprenda il viaggio di ritorno per riprendere il servizio qui. Infatti, dubito molto che possa compiere progressi sostanziali presso di lei, sul piano della composizione e del gusto, e temo che, come nel suo primo viaggio a Vienna, egli ritornerà soltanto con denti. Beethoven, tuttavia, riuscì a imporsi, nonostante i difetti del carattere e i modi impossibili. Non era mai stato una bellezza. Da giovane lo chiamavano lo spagnolo per via della carnagione olivastra. Era basso, tarchiato, ampio di spalle. Aveva una testa massiccia, una massa di capelli ribelli, denti sporgenti, naso piccolo e arrotondato e usava sputare dappertutto. Goffo nei movimenti, rompeva continuamente gli oggetti che toccava. Non imparò mai a danzare, si tagliava sempre facendosi la barba. Era tetro e sospettoso, misantropo, convinto che tutti volessero imbrogliarlo. Non aveva buone maniere, dimenticava sempre tutto. Aveva eccessi di collera insensata. Scapolo viveva in una confusione indescrivibile. Non c'erano servitori o governanti disposti a tollerare i suoi nervi. Nel 1809 lo andò a trovare il barone di Tremont. Ecco la descrizione dell'appartamento. Pensate al posto più buio e più disordinato che si possa immaginare. Macchie di umido coprivano il soffitto. Un piano da concerto vecchio sul quale la polvere si disputava lo spazio con fogli di musica stampata e manoscritta. Sotto il pianoforte un pitale, non vuoto. Accanto un tavolino di noce, abituato alle macchie del calamaio che si rovescia continuamente. Una quantità di penne incrostate di inchiostro e ancora musica. Le sedie, quasi tutte di vimini, coperte di piatti con i resti della cena della sera precedente e di indumenti. Beethoven era disorganizzato in tutto, meno che nella sola cosa che veramente contasse per lui, la musica. Buon ascolto. Grazie. Peace.
Oh.
non è possibile stabilire quando Mozart e Haydn entrarono in amicizia. Sappiamo dalle lettere scritte da Leopold alla figlia che i due compositori erano già intimi al punto da darsi del tu. Dopo che furono eseguiti gli ultimi tre quartetti, Leopold riporta le parole di ammirazione pronunciate da Haydn. Vi dico, da uomo onesto, che vostro figlio è il più grande compositore che io conosca, ha gusto e inoltre possiede la più grande scienza della composizione. Un ciclo di sei quartetti d'archi, composti da Mozart tra il 1782 e il 1785, portano questa dedica al mio caro amico Haydn. Un padre, avendo risoluto di mandare i suoi figli nel gran mondo, stimò doverli affidare alla protezione e condotta di un uomo molto celebre allora, il quale, per buona sorte, era di più il suo migliore amico. Eccoti dunque del pari, uomo celebre ed amico mio carissimo, i sei miei figli. Essi sono, è vero, il frutto di una lunga e laboriosa fatica. Pur la speranza fattami da tuoi amici di averla almeno in parte compensata, mi incoraggia e mi lusinga che questi parti siano per essermi un giorno di qualche consolazione. Tu stesso, amico carissimo, nell'ultimo tuo soggiorno in questa capitale me ne dimostrasti la tua soddisfazione. Questo tuo suffragio mi anima soprattutto perché io te li raccomandi e mi fa sperare che non ti sembreranno del tutto indegni del tuo favore. Piacciati dunque accoglierli benignamente ed essere loro padre, guida ed amico. Da questo momento io ti cedo i miei diritti sopra di essi. Ti supplico però di guardare con indulgenza i difetti che l'occhio parziale di un padre mi può aver celati e di continuar loro malgrado la generosa tua amicizia a chi tanto l'apprezza. Mentre sono di tutto cuore, amico carissimo, il tuo sincerissimo Mozart. Questa dedica fu scritta da Mozart per Haydn in italiano. Il giornale viennese Wiener Zeitung nel gennaio del 1787 recensisce così i sei quartetti. Peccato che Mozart, nel suo intento artistico veramente encomiabile di diventare soltanto un creatore nuovo, si sia spinto troppo in alto e non certo a vantaggio del sentimento e del cuore. I suoi nuovi quartetti sono troppo drogati. A lungo andare, quale palato riesce a tollerarli? Buon ascolto. Thank you.
Grazie.